Tre anni e mezzo fa, in un canale lontano lontano... La nuova generazione di Jedi. Ok, così scopriamo quello che era accaduto nello scorso gioco, qualora non ce lo ricordassimo. Un pericoloso fuggitivo. Non è un comune anarchico, ma un devoto al sovversivo ordine Jedi. Ah, questi vandali! Guarda lì, una spada laser. Giuro l'ho trovata per terra. Sono stato solo per tanto tempo. Spaventato, temevo scoprissero chi fossi, cosa fossi. Non sei solo. Ora non più. Ehi, BD1. Sono Ah, Cameron. Piccolo stellino. Togli il tuo laser dal mio pranzo. Adesso è ora di scoprire chi sono davvero. Non morirai per un paio di scossoni, ragazzo. Merry, giusto? Ho passato anni aspettando di vendicare le mie sorelle. So che cosa vuol dire perdere tutto. Sorelle della notte e Jedi di solito non viaggiano insieme, ma siamo sopravvissuti. Dobbiamo adattarci. Il destino dell'ordine Jedi è riposto nelle tue mani. Se non fosse stato per Ino, avremmo avuto grossi problemi nel completare la missione. Vieni a percorrere il tuo sentiero. Esegui l'ordine 66. No, l'ordine 69. Ogni Jedi affronta il lato oscuro. Possiamo creare qualcosa di diverso, qualcosa di meglio. Sir ti tradirà. Non puoi fermare l'impero. Grazie al dolore, ora sono più forte. Oh, la signorina, che brutta fine che aveva fatto. Oh, Darth Fener. O Darth Vader, che dir si voglia. Quanto mi sono cagato quella volta che me lo sono trovato davanti. Il fallimento non è la fine, amico mio. È una tappa fondamentale del cammino. La speranza sopravvivrà sempre in coloro che continuano a combattere. Non dimenticherò mai. Onorerò i tuoi insegnamenti e il tuo sacrificio. Per diritto del consiglio, Cal Kestis sorge cavaliere Jedi. È vero che lui l'aveva doppie. Fidati solo della forza. Signori, è proprio l'inizio di una nuova grande avventura. Questo è poco ma sicuro. E ora dove si va? A tirar porchi, ciccio. Spero che scopriremo cos'è accaduto ai protagonisti del primo capitolo. Signori, sono passati 3 anni e mezzo da quando abbiamo giocato al primo capitolo di questa meravigliosa saga videoludica ambientata nel mondo di Guerre Stellari. E voi non avete idea di quanto questo gioco mi sia mancato? Le recensioni sono veramente entusiaste, quindi... Signori, penso che sarà l'inizio di una grande avventura. Guarda il piccolo Cal che è cresciuto! Adesso c'è anche la barba, è un ometto praticamente. Oh! Buongiorno, ho la vaghissima impressione che ci abbiano catturato? Oppure è tutto un piano del giovane Cal? E questi chi sono? Cacciatori di taglie, molto probabilmente. Allora faccio giusto una piccola precisazione, sono nel bel mezzo di una brutta influenza, quindi ho tosse, mal di gola, raffreddore, dolori influenzali, schifi nel naso... Sto da schifo. Quindi se mi sentite tossire molto di più e parlare molto di meno, è proprio perché... Sto facendo uno sforzo incredibile per cercare per l'appunto di non tossire. Cos'è sto posto? A parte che i pianeti e le città del mondo di Guerre Stellari sono tipo abnormemente grandi. Salve signore. Lei c'ha un'aria incazzata con la vita? E anche suo cugino qua dietro? Ok, cerchiamo di stare calmi. Se è un nostro piano, se è un nostro sotterfugio per infiltrarci, dobbiamo fare in modo di non destare sospetti. Non dubito che Cal si sia fatto catturare in maniera così semplice. Cioè, vi ricordo che questo ha affrontato Darth Vader, cioè ok, tecnicamente è scappato da Darth Vader, ma non è una cosa da poco. Non sono molte le genti che possono dire: oh, sì, guarda, ho incontrato Darth Vader e sono sopravvissuto per raccontarlo. Ok, dov'è BD1? Voglio BD1 subito adesso, now. Ok, ci hanno fatto scendere veramente un sacco. Peraltro queste strutture sono veramente gigantesche. È un miracolo che riescano a reggersi in piedi. Guarda che cavolo di posto è. Beh, è un pianeta apparentemente desertico, quindi probabilmente... Per mantenere delle condizioni di vita ottimali, vivranno per l'appunto sotto la superficie del pianeta stesso. Allora, cerchiamo di capire, come ho detto, quale sia il nostro obiettivo. Scusate, ma quello è un villaggetto di fortuna? Ma mi prendete in giro? Come fa a vivere qua sta gente? Marò che angoscia. Beh, direi che questa è la nostra fermata. Mi hanno detto che sto gioco lagga anche con la 4090, quindi dovremmo aspettare qualche giorno prima che sia adeguatamente ottimizzato. Gioco, se vuoi parlare anche tu, non fare complimenti? Speravo di poter dare un po' di tregua alla mia gola. Oddio, no, vi giuro, sono emozionatissimo. Se non si notasse. È in isolamento. Motivo della presenza? Fategli vedere. No, non tirate fuori la mia grande e grossa spada laser. Per non dire di peggio. Non credevo a quelle voci. Un Jedi
l'abbiamo preso vivo. Il senatore ci sta aspettando. Ah, l'obiettivo è il senatore, quindi. Potete procedere. Meglio non far aspettare il senatore. Sì, sono tutti ometti con una grande pazienza di solito. Ah! Sì. Dovevi morire come i tuoi simili, traditore. Bastardo! Ti faccio un ordine 69 su per il ci siamo capiti. Ma no, ne ordine 66. Lo so, faccio comicità, gente. Dai, Mori. Saremo abbastanza lontani da occhi indiscreti. Certo. Ma cosa impedisce al senatore di prendersi il prigioniero e buttarci giù di sotto? Non deve farsi scoprire. Esatto. Evitare gli inquisitori, anticipare vedi. Gioco? Perché non posso utilizzare il mouse per gestire la telecamera? Che sta accadendo? La telecamera era fissa. Tizio sta rischiando grosso. Anche noi. Oh, bel frame rate bassissimo. Dai, con la 4090 non è possibile. Ordini del senatore. Di qua, faremo una deviazione. Ok, ho ripreso il controllo della telecamera, per fortuna. Non chiedetemi cosa fosse accaduto. Siamo top in trappola. Non mi piace. Attieniti al piano e andrà tutto bene. L'ha detto lui, non l'ho detto io. Quindi questi sono i nostri colleghi. Come ho detto, è abbastanza ovvio che sia un piano di Cal. Si potrebbe liberare di quelle manette facilmente. Oh, oh, occhio, droidi. Ah, non mi dire che bullizzano le genti? Il baretto! Andiamo al baretto, amici! Non potete trattarci così! Ma se chi lo dice? Il livello 2046 ha visto giorni migliori. La guerra costa, qualcuno deve pagare. I contribuenti, ovviamente. E se non paghi, ti fanno pagare e te la fanno pagare, più o poco, ma sicuro. Non secondo quel che sostiene la propaganda. Sto zitto, prigioniero. Sono queste le fondamenta del... Presumo che quel signore sia il senatore. Buongiorno. Sotto la costante minaccia dei terroristi. Non mi spingete? Ok. Non mi sembra vero di incontrare un senatore. Ultimamente siamo strapoco in pubblico. È una fortuna che per noi sarà un'eccezione. Beh, abbiamo qualcosa che lo farà entrare nelle grazie dell'imperatore. Ah, la politica, che bella cosa. Cos'è che ha detto, scusate? Hanno già controllato al posto di blocco. Nessun problema, agente. Il senatore vuole solo controllare che sia tutto a posto. Ah, probabilmente la mia spada laser si trova all'interno. Cos'è un Jedi senza la spada laser, porca miseria? Oh, ragazzi, come si fa a vivere in questo modo? Oh, va che hanno fatto un ottimo lavoro da un punto di vista grafico. Cioè, è ottimizzato a schifo, ma ho anche sparato tutti i dettagli grafici, ray tracing e via dicendo al massimo. Quindi è anche comprensibile. Arrivo, cosa mi devi far vedere di qua? Oh, buono. Sì, grazie, ma la violenza. Infatti è cambiato. Non questa volta. Vengo anch'io. No, tu no. Solo tu. Gli altri aspetteranno. Oh no, questo è un problema. I nostri alleati rimangono indietro, ci siamo separati. Terrorista. Ti lasci chiamare in quel modo? Ah, vabbè, era una battuta divertente. Allora, dove l'hai trovato? Mercato notturno. Cercava di comprare una casta di bombe elettroprotoniche da un trafficante Chagrian. Come hai fatto ad arrestarlo? Anche i Jedi dormono, come tutti. Quando il senatore ti metterà le mani addosso, vorrai essere morto. Non mi piace il bondage. Signore, potrebbe smetterla di tirare e trascinare tutte cose? Mi sa che questo è un droide cacciatore di taglie. No, signore, signore. Sì, ma no, scusi, scusi, scusi. Ma perché mi devi bullizzare? I fatti sono affari miei. Il prigioniero deve stare illeso. Il senatore mi ha chiesto di portarglielo vivo. Respira ancora, o sbaglio? Droidi. Non ci sono più i droidi di una volta, porca la miseria. Gioco, lagga un po' di meno, cortesemente. Ti pare il caso? Ok. Oh, signor senatore, buongiorno. Come va, tutto bene? Il distretto è sicuro? Sì, senatore. Sarà meglio. I cani di Vader sono ovunque. I Jedi sono merce rara di questi tempi. Che cos'altro mi hai portato? Il suo dildo laser. Noto di più come la spada, ma la usano anche per scopi impropri. Dai, avanti, tirala fuori e passamela, ciccio. Stai facendo esattamente il nostro gioco, è abbastanza ovvio. Non può essersi fatto fregare in questo modo. E porca miseria. Provvedi al pagamento. È stato un piacere, senatore. Speriamo di avere altre occasioni per fare affari insieme. Arrivederci, collega, ci vediamo dopo. Il Jedi fuggitivo, Cal Kestis. Ti sei fatto una certa reputazione. Interi arsenali sabotati, rifornimenti interrotti. Sbandierando questa in modo che tutti la vedessero. Eh beh, scusi, un'arma figa, eh. Il colpo fallito su Norsid. È stata opera tua, vero?
Cosa vuoi, senatore? Una confessione? Tanto lo sai già che ho collaborato con Saw Gerrera. Prima di consegnarti all'imperatore, tu mi condurrai dai Jedi superstiti. Non ce ne sono. Non è l'ultimo. Resto solo io. È inutile resistere. In un modo o nell'altro lo scoprirò. A volte bastano solo poche parole. Ma laggiù sappi che dispongo di ben altri strumenti. O forse potrei usare questa. No, grazie, non mi faccio la depilazione laser, porti pazienza. Del tuo maestro, Jaro Tapal, un traditore come te. Ma sapete tutti i fattacci miei, scusate. Pensare che le future generazioni si chiederanno cos'è questa cosa. Una reliquia di un ordine corrotto. Guardalo laggiù, BD1, ciao! Della sua stessa arroganza. L'arroganza fa sempre molte vittime, senatore. Di certo, l'imperatore non avrà nulla in contrario se ti consegno a pezzi. Ma stia calmino, signore. Oh, si è spenta? Cosa? Ma come? È finita la batteria, guardi, gliela ricarico io, c'ho carica batteria in tasca. Potermi catturare. Sul tuo panfilo hai informazioni militari segrete. Mi farebbero comodo. E me le hai appena consegnate. Grazie, BD. Moglie fa mor culo. Brucerai per questo. Quella è mia. Ok, tutorial, ho bisogno di te. Tre, attira te, oh mio Dio. Chi preme tre quando gioca col computer? Perfetto, premi due per spingere nemici singoli e mantieni il premuto per spingere i gruppi, quindi sboinchete, perfetto. E possiamo anche attaccare ovviamente con la spada laser. Oh, oh, ok, e fin qua tutto bene. Buongiorno signore. Perfetto, te ti levi dalle balle, ottimo. Ok, spinto di sotto, quante volte lo possiamo ripetere questo attacco? Tutto qui, senatore. Aspetta, come si fa a parare tuttavia? Il braccino ti serviva? Ok, possiamo anche bloccare buona parte degli attacchi nemici e poi contrattaccarli, perfetto. Quanta violenza. Aspetta, aspetta, sbonchete, ottimo. Vuoi attaccarmi? Bravo, ci eri quasi riuscito. Domani questo lo senti tutto, in effetti. Ok, un altro lo buttiamo di sotto. Questo lo pariamo e lo contrattacchiamo. Vieni, vieni, vieni a giocare con lo zio Cal. Fa sempre male. Ok, a parte il framerate, devo dire che si comporta bene fino adesso. Dove va, senatore? Resti a giocare con noi? Non così in fretta, senatore. Adesso, PD. Cosa volete fare? Impulso elettromagnetico! Oh! È verso di noi. Sì, ma... sta arrivando un po' veloce. Sì. Oh, corri, veloce. Corri, 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 corri. Idiota maledetto. No. Nel precedente gioco si scivolava veramente un sacco. Vi ricordate che c'erano 8000 sezioni in cui si scivolava? Che devo fare? Oh! È vero che c'era anche il parkour. Mi ero completamente dimenticato. Tutto normale, direi. Tutto a posto. Cose che succedono. Ok, la prende con molta simpatia e tranquillità. Ok, fin qua tutto bene. È mancato poco, amico. Già. Non è colpa tua. Raggiungeremo il panfilo. Raggiungiamolo senza laggare più di tanto, Ciccio. Ok, bravo, ti aggrappi da solo. Wow, che figata essere ritornati qua. No, davvero quanto mi era piaciuto sto gioco, ragazzi. La critica maggiore che gli hanno fatto è: ma il protagonista è in capelli rossi. E allora? I fighi cosa cocchio cambia? Anche se c'aveva i boccoli biondi? Come arrivo là sotto? Grazie. Andiamo, BD. Che lì rompipalle. Tanto la prossima sezione si stacca, abbastanza ovvio. Ma guarda un po' chi lo avrebbe mai detto. Aia, ho fatto niente, giuro. Ok, non c'è nessuno? Possiamo scansionare se premo R, ok. Tu non puoi farci niente, Ok, e qui abbiamo le chest con all'interno risorse, presumo. Abbiamo trovato. L'emettitore! Vi ricordate che possiamo personalizzare effettivamente la nostra spada laser più avanti? Non adesso, possiamo farlo mentre stiamo esplorando la mappa. Dobbiamo trovare quel panfilo prima dell'impero. Andiamo da questa parte? Oh, porca miseria. Vuoi forse disobbedire a un ordine? Salve signore! Tranquillo, tranquillo, ho raggiunto il suo collega molto in fretta. Perché non volo anch'io di sotto? Meraviglioso, ho aumentato la velocità del mouse, ma forse anche troppo. È vero, e possiamo fare il salto doppio. Non so che informazioni abbia nascosto il senatore, ma spero ne valga la pena. Non perdi mai la speranza. Ok, anche in verticale. Vero amico?
controlliamo anche tutti gli anfrattini e anali, perché ci sono oggetti nascosti letteralmente ovunque. Perfetto, sembra che abbiano perso le nostre tracce, quindi dovremmo essere al sicuro, almeno per un po'. Come fa la gente a muoversi all'interno di questa città? Oh, marone. Com'è che si scendeva? Con cosa? Tab. Chi preme tab per scendere? Sì, è chiaramente un gioco ottimizzato per le console e i controller. Mi sa che c'è un po' di gente qua sopra. Dove siete? Ah, beh, aspetta, aspetta, aspetta. Abbiamo un punto là per riposarci. Esattamente. Qui ci potevamo sedere per meditare. I nemici respawnavano, se ben ricordo. Interagendo con un punto di meditazione puoi salvare la partita e accedere ad altre opzioni di gioco. Riposare presso un punto di meditazione ripristina la salute e la forza di Cal, oltre a rigenerare tutti i nemici. Usa il punto abilità per imparare attacco con affondo. Esatto. Allora andiamo su abilità. Allora, abbiamo un punto dove... Ah, su spada laser, come potete notare. Uila, molto inquietante questo ambiente. E quindi impariamo attacco con affondo. Se premo R possiamo anche vedere l'abilità. Quindi mantieni F per eseguire una stoccata. Oh, a lungo raggio. Sì, vi ricordo che il telone è assolutamente negato per ricordarsi combo tasti. E chi più ne ha più ne metta. Ok, ah, a prescindere ti fa vedere dopo la dimostrazione di cosa hai sbloccato. Ottimo, ottimo, ottimo. Dobbiamo aumentare la nostra vita e tutte cose appena possibile. Tutto pronto, lui, BD? Abbiamo una porticina dall'aspetto furbino. BD1? Riesci ad aprirla tu, in teoria? Bravo, ficca il tuo cavetto USB, vedo che ci siamo capiti. Ui, con quanto lag non me lo dici? Questa la posso chiudere. Perfetto, altrimenti l'acqua mi avrebbe buttato di sotto. Come detto, mi spiace se il video è un po' laggante, ma è il gioco stesso che lo è. Ho provato a ridurre un po' i dettagli, ma non è che abbiamo guadagnato troppi frame. Ottimo. Abbiamo trovato l'interruttore. Pazienza. Che cosa buona e tanto giusta. Se troviamo il set completo, poi presumo che la spada laser sarà più potente in determinati ambiti. Se non ricordo male, c'erano anche i costumi per Cal, i costumi per... vabbè, le skin per BD1. E chi più ne ha più ne metta. Allora, possiamo passare da di qui. Cosa dobbiamo cercare? I Jedi, ciccio. Maschio, avvistato al molo 27. Buongiorno. Scherzone! Ciao ragazzi, come va? Ah, ci tengo premuto 2, come avete visto. Attacchiamo sia l'uno che l'altro. E questo è il mio nuovo attacco con affondo. Signore, com'è andato dall'altra parte, scusi? BD1, cosa vuoi scansionare lì? Vuoi raccogliere qualche informazione? Ah sì, che c'era la Wikipedia interna. Il campo abusivo. Ok, aspettate, aspettate. Signore, ma ha fatto cagare in mano. Non mi aspettavo mi attaccassi da un momento all'altro. Ok, sono rimasto leggermente danneggiato. Maronne. Ok, ma sto andando in direzione corretta? Perché mi sono leggerissimamente perso. Finché sono piccoli gruppi non abbiamo problemi. Devo anche ricordarmi che posso parare i loro attacchi a distanza. Olo mappa sbloccata. La mappa era utilissima in questo gioco, perché pian pianino sbloccavamo anche nuove abilità che ci permettevano di accedere a zone precedentemente chiuse ed inaccessibili. Ecco il Panfilo, ancora alla deriva. Perfetto, siamo quasi arrivati, mancano 92 metri. Ce la faremo. Ottimo, ottimo, ottimo. Per fortuna che era una mappa in 3D, così almeno capisci dove ti trovi rispetto a ciò che devi raggiungere. Direi che passiamo da di qui, ovvio. Cal. Certo, io prenderò un turbo dog. Cos'è un turbo dog? Sono soltanto dicerie. E scherzone! Salve signore e addio cugino. No, è arrivato dall'altra parte. Ah, è vero che potevo rimandargli indietro l'attacco, che lo faccio col tempismo, giusto? Non mi sparare adesso, non mi sparare. Sei un pezzo di erba, l'ho pigliato, ma sono volato di sotto. Ma che cocchio. Ok, facciamo finta che non sia accaduto nulla. Come ho detto, devo recuperare pure io le mie abilità da Jedi. E con l'influenza che ho addosso non è proprio la giornata adatta per fare il Jedi. Oh, quanta gente. Potrebbe essere un problema. Premi C per cambiare stile con la spada laser. Ah, è vero che potevamo unirla. Vedete? Buongiorno ragazzi, come va? Tutto bene? Oh, wow, mi ero dimenticato di questo attacco fighissimo. Questa doppia spada laser è utilissima, soprattutto quando dobbiamo attaccare un sacco di nemici. Mi pare che facessimo meno danni, in effetti. Fila, bastardone. Però era più facile trucidare tutti molto rapidamente. Ok, e se premo C di nuovo? Lui la mette via. Se tengo premuto C invece... Ah no, X, perfetto. Allora, con C me la fa doppia e con X me la fa singola. Perfetto, grazie al gioco di non avermi detto il tasto. L'importante è che ci siamo capiti. Ciccio, corri, perché sennò fra un decennio siamo ancora qui. Oddio. Cosa succede? Premi C per cambiare. L'ho già fatto. Ma perché? Ah, lui vuole che uso lo stile doppio. Buongiorno signore. Perfetto. Ah, scherzone. Ottimo. No, oh, è volato di sotto. Ma come? Mi doveva 50 euro. Allora, spongete. Perfetto, così possiamo salire. Passando da di qua. Mi piace come Cal non si fa problemi ad utilizzare percorsi molto alternativi. Ormai dovremmo esserci. Tutto a posto, BD?
Non penso che BD abbia problemi con le altezze, Ciccio, ma ho dei dettagli. Ok, ora aspetta, tab. Perché tab? Non me lo ricorderò mai. Perfetto. Spavento! Chi cocchio mi ha sparato? Salve, signore. Peccato, traditore. Ma cos'è sta scenetta patetica? Avanti, è abbastanza ovvio che siano i nostri alleati. Ma dimmi te, lo stormtrooper più pirla l'ho beccato io. Buongiorno. Ma che aria da fighettone che non c'ha perché questo? Perché ci hai messo tanto? Ho dato un'occhiata in giro. Ho visitato la zona. È importante anche fare turista. Su Coruscant. Sì, non è sopravvissuto. Grazie, di certo. Dovere, Castis. Ok, abbiamo una squadra finalmente. Che cosa buona e tanto giusta. Oh no, è il jetpack tu. Io ora ti invidio proprio una cifra. Il volo crollare. Ho pensato che il colpo sarebbe finito molto presto. Perché rendergli la vita facile? Ah, dove sono gli altri? Diretti al Panfilo, ci troveremo lì. Oh, e Bravo ha chiesto il silenzio radio. D'accordo, mi fido di Bravo. Ottimo, cosa possiamo fare? Qui taglia. Ah, le scorciatoie, me lo ricordo. Vedete, eravamo prima là sotto e adesso possiamo tranquillamente sbloccare un passaggio più veloce, così non dobbiamo esplorare tutta la mappa di volta in volta. Italiani affamati. Oh, meglio evitare. Buongiorno, oh, 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 che succede? Di quel lavoro su Carede. Quella fabbrica ha fermato il Panfilo. C'è andata bene. Niente cannoniere. C'è lo zampino dei nostri. Non facciamoli aspettare. Ok, Bidino, puoi attivare cose? Vai, Ciccio. Come ti faremo attraversare? Oh oh. Non ha funzionato. Ah, possiamo anche fare in modo che Bod interagisca con gli oggetti. Riesci a buttare giù quella cassa? Posso provarci. Vabbè. Smettila di fare il fighettone, Ciccio. Mio Dio. Sicuramente non l'avrà notato nessuno. Perfetto, così possiamo sparare il cavo e utilizzare BD, mi pare, per arrivare dall'altra parte. Aspettate che controllo che non ci siano oggetti. Whee! I believe I can vomitare di sotto perché c'ho problemi con le altezze. Vabbè, ma così quel è semplice. È utile. Un giorno ti racconterò come l'ho avuto. Ok, aspetta. Era così, no? Ottimo, e sbonchite. Chi ti ha insegnato a muoverti così? Il mio maestro. Quando cadevo, lui mi aiutava a rialzarmi. Allora era un bravo insegnante. Sì, questo è poco ma sicuro. Pattuglia di assaltatori. Stanno cercando noi. Meglio noi che il Panfilo, no? Ok, l'importante è che riusciamo a distrarli efficacemente. Allora, da quella parte non possiamo andare, quindi dobbiamo trovare un percorso alternativo. Qui, ovviamente, sarà scivoloso, quindi siamo nella mia più totale. Come arrivo io là sopra? Col doppio salto? Ce la fai, Ciccio? Ah, ho trovato un oggetto a terra. Vediamo un po' di cosa si tratta. Frammento di priorite? Che pirla, ci ho pensato solo dopo. Porca miseria, c'ho la wall run, sono uno Jedi. Notevole. A chi serve un jetpack? Vedi quel cavo? Ci penso io, Castis. Perfetto, io intanto vedo di accedere a zone facoltative. Bravissimo, Ciccio. Ottimo. Vediamo un po', forse otteniamo un'altra parte per la nota spada laser. Mi pare che fossero tre complessivamente. Ora hanno di più, adesso c'è un vuoto di memoria. Vernice di Coruscant. Ah, una skin, anzi una colorazione per il nostro amichevole BD di quartiere. Ok, possiamo utilizzare il cavo. Whee! Perfetto. E Ciccio, puoi anche aspettare 5 secondi, mi sto sbagnando tutti i pantaloni, porca miseria. Ok, quanto manca, mamma mia. Questo posto è completamente inagibile. Testi a secchio là sotto. Oh no. Impossibile aggirarli. Ma va? Dobbiamo farci largo. Io sono pronto quando tu sei pronto, Kestis. Sono profondamente traumatizzato, ma ci provo comunque. Salve signori, come va? Tutto bene? Aspetta, vediamo se può buttare qualcuno di sotto. Ah, non ce l'ho fatta? Buoni, non sparate. Non sparate, che poi vi pigliate da soli. Ok, io ve l'avevo detto. Ciccio, mi dai una manina? Wow! Oh, beccato tizio stratrigerato. Ah, adesso parate anche. Ma non parate poi così tanto bene. Perfetto, state un attimino migliorando. Wow, ce n'è ancora uno, non me ne ero accorto. Anche a te. Possiamo chiamare l'ascensore con quel terminale. Vado. Truppe in arrivo. Cogliamoli di sorpresa. Come no, al tuo segnale. Ok, mantieni control e premi tasto sinistro per chiedere a Bod di attaccare un bersaglio nemico. Va bene, perfetto, quindi poi arrivo io e gli faccio un Kinder sorpresa. Che cosa buona e tanto giusta. Io come li affetto stavolta. Sì, anche tu. Non parlo binario, BD, ma ho capito. Lavoro di squadra. Ok, dobbiamo arrivare come dall'altra parte. Proviamo Ciccio? Smettila di leggermi nel pensiero, Jedi. Aspetta, puoi girare il cartellone in qualche modo? Ah, usa il jetpack per spostarlo? Oh, marone. E ribadisco, nessuno ha notato nulla.
Meglio così, eh? Che bello che è sto posto. Cioè, è angosciante e post-apocalittico, oserei dire. Ma insomma, ci siamo capiti. Buongiornissimo. Scusa, mi faccio un riposino, porta pazienza, è stata una giornata lunga. Anche perché devo recuperare parte della barra della vita. Ok, pronto a ripartire. Purtroppo per me non avevo punti abilità da spendere. Dobbiamo trucidare molte più genti. Già, sembra una città fantasma. È vero. Coruscant è cambiato molto negli ultimi anni. Ormai è pericoloso anche solo starsene all'aperto. Ci credo, voli di sotto da un momento all'altro. Perché mi direi, ti arriva una folata di vento, sei spacciato. Qua in vista, evitiamo quella pattuglia. Giusto. Sarà possibile evitarla? Forse se passiamo dall'interno. Aperti sesamo. Cosa abbiamo trovato qua? Il baretto! Mi diano vodka spaziale? Qualunque cosa si beve da queste parti? Che non sia tossico, mob, dettagli. Allora... Oh, stormo i droidi? Dai, signore, come va? Tutto bene? Ehi, bastardoni! Ehi, 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 bani, 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 bani! È stra super bravo lui! Ehi! Porca miseria, mi sono accorto dopo che c'aveva l'occhietto furbino. Ah, potevo anche far così? Ottimo. Odio i droidi sonda. A chi lo dici? Sì, ti sondano parti del corpo che non dovrebbero essere sondate. Aspetta. Trappano il male, trappano il male. Come si distruggeva? Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, sbonchite. Ciccio, quando vuoi darmi una mano, non mi offendo. Perfetto. Guarda, puoi anche attaccarmi, nel frattempo. Gentile ad aspettare, non dico di no. Scusa, chi si mette contro di me ha perso in partenza. Ok, sono tutti di sotto, perfetto. Oh no. Oh, ho un brutto presentimento. Ho un bruttissimo presentimento. Possiamo passare per davvero? Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Salve, signori. Come la mettiamo? Premi 4 per rallentare i nemici attorno a Cal. Oh, come stile banca Mediolanum. Oh, ma la più bella della vita è più utile della vita. Mi ero completamente dimenticato di questa abilità. Signore, voli di sotto. Perfetto. Ehi, ehi, vai, 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 non litigate, figlioli. Sono abbastanza spade laser per tutti. Aspetta, aspetta. Oh, dai, la miseria. Ciccio, mi dai la manina? Aio! E testo e cocchio di armi laser. Che tu ba... Ci hai provato a fedentone. Domani la senti tutta. Bella, bella, mi è piaciuta. Punto abilità ottenuto. Sì, devo ricordarmi di fare la cosa doppia? No, doppia ciccio. Oh, le manco Luke Skywalker. Anzi, Luca Camminatore del Cielo aveva questa spada laser così fire. Se volete divertirvi, andate a guardare il trailer che hanno fatto Mark Hamill, l'attore di Luca Camminatore del Cielo. Nessuna uscita. Torniamo indietro. Non mi ricordo come si chiamasse l'attore che fa Cal. È bellissima, veramente, veramente carina. Ma vabbè, dettagli, cosa abbiamo trovato qua? Un altro minerale? Vuoi che te la tenga io? No, no. Bel tentativo. Ciccio, la gente attorno a me schiatta male di solito. Beh, ve l'ho detto che alla fine non saremmo riusciti ad evitarli. Però sì, dicevo, è un trailer veramente carino. Con Mark Hamill esasperato, porca miseria. Oh, che balle. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Qualcun altro vuole sparare? Non fate complimenti. Perfetto, ho preso anche questo. Aspetta, oink te. Ah, a posto. E poi gli facciamo anche un trapanone. Ah no, è vero, è vero, è vero, è vero. Il trapanone è quando ho la spada laser doppia. Singola, scusate. Aspetta, chi altro c'è? Il droide? Aspetta, aspetta, attaccone. Ah, a posto. C'è qualcun altro? No, direi che abbiamo risolto pacificamente la situazione. Credo che BD suggerisca di buttarla giù. Adesso prendo ordini da un droide. Ciccio, non rompere le scatole. Allora, no, aspetta, con 3 la tiriamo verso di noi. E con 2 la spingiamo in direzione opposta. Così facendo possiamo muovere la cassa in una zona più strategica. Così ci posso salire sopra. Perfetto, e raggiungere la prossima zona. Ma non puoi darmi una mano col jetpack? No, credo sia solo per una persona. L'imperatore ha fatto del Tempio Jedi il suo palazzo. Già, sembra essere la specialità dell'impero. Prendere qualcosa che ami e trasformarlo in qualcosa di cui non sopporti neppure la vista. Ok, poi andiamo da quest'altra parte. Allora, cerchiamo di saltare un po' più al centro. Altrimenti rischio di scivolare male di sotto. Ma stiamo andando in direzione corretta. Io non lo riesco più a capire, onestamente. Quanto tempo vuoi con Saw Gerrera? Non molto. Solo qualche lavoretto in giro. Sei entrato nelle sue simpatie. Fatto cagata, fatto cagata. Oh, so fare il mio lavoro e non faccio domande sbagliate. Una combinazione che tende ad aprire molte porte. Ok, così possiamo andare dall'altra parte all'occorrenza. Ribadisco, la città è veramente carina. Aspetta, facciamo 3, che succede? Ah, ma no, mi è piaciuta tantissimo sta cosa. Aspetta. Pensavo di essere un cicinino più in là, calma, vabbè, dettagli. Aspetta che non mi arrivi qualcuno all'improvviso. No, sembra tutto tranquillo. Potremmo usare quella gru per attraversare il ponte. Certo. Li rivoltiamo contro i loro stessi strumenti. Allora, ho visto dei tizi da sopra, è la mia impressione? Deve essere uno scherzo, no? Nemici vicino a lui. Vieni qua che ti do un bel trapanone. Tu vuoi un contrattaccone? Chi vuole attaccarmi? Ehi, ehi, porca miseria, non t'avevo visto. Buono, 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 buono. Non ti triggerare malissimo. Oh, ok, perfetto, eliminato. Non ancora vivo? Provvedo io immediatamente.
Ancora vivo! Allora vieni verso di me a sto punto. Perfetto. Oh, ma ha fatto una marea di danni il bastardo. Le mie abilità da Jedi si sono veramente deteriorate nel tempo. Allora, aspetta che magari apriamo qualche porticina extra. Buongiornissimo. Scorciatoia sbloccata? Ah! Oh! Ho capito, ho visto quest'area prima, in effetti. Oh, guarda chi c'è! Il droide è quello col piedino. Q per curarti. Mi passi uno steam. Ah, gli steam, è vero, mi ero completamente dimenticato. Oh, decisamente molto meglio. Buongiorno, prego. Sì, lei si teletrasporti senza problemi. Quel momento imbarazzante in cui ti sei appena ricordato che sto gioco non ha i checkpoint, quindi se non salvi tu ogni volta, lui ti riporta indietro anche di 20 minuti di partita. Ho fatto una pausa perché avevo il mal di gola che era over 9000. E ho dovuto rifare praticamente tutto. Sono tristissimo, ma vabbè, dettagli. Ok. Un altro di quei frammenti di priorite lì, come cocchio si chiamano. Aia, ho un brutto presentimento. Lo sapevo. Lo sapevo. Cala miseria. No, 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 no. Ah, di colonna vertebrale. Questa la sento tutta domani. Aspetta, salve signore. Momento barattolo. Aspetta. Gli attacchi rossi non possono essere bloccati. Devono essere schivati con tab. Come schivo io con tab? È la cosa più scomoda della vita. Il problema è che per adesso non posso neanche personalizzare i tassi. E non penso che la mia forza sia utile contro di lui. Però posso rallentare il tempo. Oh, mi permetterà di danneggiarlo considerevolmente. Vai, vai, vai. Ah, porca miseria. Vuoi spingere. Ah, i miei attacchi. Ma ha fatto malissimo. Buono. Buono. Ciccia, sparagli. Porca la miseria, dati da fare. Purtroppo io non c'ho più il tempo rallentato. Che sta facendo, che sta facendo? Occhio, 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 occhio. Ottimo. Mi è fatto fuori. Oh. Quel tizio non piacevi proprio. Credo no. Che nemmeno tu gli piacessi. Non so come salire. Diamo un'occhiata. Ok. Oh, sì, ma che ansietudine. Oh, almeno ci siamo liberati di un pericolo veramente assurdo. Cosa vuoi esaminare, BD? Che hai trovato di bello? Trovato qualcosa? Che cos'è? È un cavo di risalita. Li usano nei cantieri adesso. Beh, Cal è anche un ingegnere, praticamente. Il MacGyver di Star Wars. È un po' rovinato. Ma non da buttare. Basterà una giostatina. Sì, tira fuori quel coso che è in grado di far tutte cose. Ah, che bello il mondo di videogiochi, film che ha la tecnologia dubbia. Quindi hai affrontato l'impero su Kashyyyk? Beh, non solo. Già. Dirottare un camminatore e forzare una prigione imperiale non è da tutti. È vero, mi ero dimenticato. Quello l'ha fatto BD. Sì, è un po' incazzato con la vita il droide. Solo voi due. E qualche amico. Invece che mi dici di te? Sei qui per i crediti? I crediti non guastano mai. Però... sono un ometto con gli ideali. Ho una figlia. Mi dispiace Cata. Per te, Ciccio. Usa le protezioni la prossima volta. Non ci vediamo quanto vorrei, ma almeno posso mantenerla. Deve essere dura non vederla. La madre è... no, non c'è più. Aia. L'impero ce l'ha portata via. Ne hai mai usato uno? Mi arrangerò. Ero un rottamatore su Bracca. Ne hai fatte di cose per la tua età. Cerco solo di sopravvivere. Non sei il solo. Ok, abbiamo quindi una nuova abilità che possiamo sfruttare. Il cavo di risalita. Quindi faccio boinchete. Il cavo di risalita sta reggendo. Bene, questo mi tranquillizza. Ma ce l'avevamo anche in passato, perché ho un vuoto di memoria. Ho completamente rimosso il primo gioco. Sono passati troppi anni, 3 anni e mezzo sono tanti, gente. Possiamo usare quel terminale per ruotare il cartellone. Ok. Così io non ci posso fare parkour luce. Torniamo al ponte. Spero che gli altri stiano bene. Se Gabs si annoia, potrebbe svagarsi violando le comunicazioni imperiali. È così brava? Fin troppo. Addestrata dal sindacato, ma poi si è inimicata ai suoi datori di lavoro. Ok, dovevo saltare, non capivo perché non mi desse il comando. Era un pilota della Repubblica. Ex militare. Spiega molte cose. Come hai iniziato a lavorare con Kubelis? Una taverna su Norsid. Un cacciatore mi aveva rintracciato. I gemelli l'hanno buttato in un pozzo. Da allora siamo amici. Oh, possiamo anche potenziarci. Allora, andiamo di difesa. Non mi farebbe schifo aumentare la nostra salute massima. Guarda, chiedetevi sarà dato. Ottimo. Visto che sono un Jedi, no, in erba, sotto erba, ma vabbè, dettagli. Cal recupera più salute quando usa un contenitore di Steam di BD1. Farebbe comodo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Quanta roba c'è. La maggior parte non li dobbiamo ancora sbloccare. Oh mio Dio, con armonia possiamo aumentare la forza massima di Cal e pertanto usare di più i poteri dei Jedi, ma abbiamo 0 abilità. No, che fregatura, non puoi spenderli come... ah, ne avevo solo uno da spendere.
Ah, adesso ho capito cosa intendeva prima. Perfetto, ora è molto più chiaro. A posto? Sì, troviamo gli altri. Scusa, ho passato un paio di orette a meditare. Spero di fare la mia parte. Ci hai portati dal senatore. Vuole raddoppiare la mia fetta. Ho capito bene, PD? Aspetta, ma qui posso... Oh, ok. Buono sapersi. Sempre più dinamico sto gioco. E siamo appena agli inizi. Ottimo. Ok, dovremmo essere arrivati. È un po' che lo dico, lo so, ma porca la miseria, abbiamo fatto i big giri. E pensate che un sacco di zone non le abbiamo visitate. A posto? Felice di vederti. Ragazzuoli, buongiorno, I lavori non vanno mai secondo i piani, È questo il bello, no? Come va il nuovo arrivato? Parla molto, ma combatte bene. Ben detto. Gabs ha manomesso il Panfilo. Il senatore non può chiamare aiuto, ma si è chiuso dentro. Hai provato a bussare? Scusate, ma 20 frame al secondo sono troppo pochi, dai. Qualche segno di caldo? Eccomi qua. Patissa! Patissa anche a voi, ragazzi, Ho scommesso coi gemelli che il senatore ti aveva imbalsamato. Merito una fetta anch'io. Ehi, Cal, se crepi mi becco io la Mantis. Scusa, Gabs, non spetta a me cederla. Allora, qual è il piano? Quel Panfilo è un Senar Obsidian. Il senatore ha informazioni militari sul suo terminale qui. Forse è una possibilità contro l'impero. La cabina, però, ha delle porte anti-blaster. Aia. Neanche i gemelli possono aprirle. Noi come entriamo? Voi fate scendere il Panfilo. Io farò una delle mie magie. Insieme al mio assistente. Ah, ecco, mi sembra giusto. Prendo il nostro mezzo. Torno in un attimo. Signori, potete dare cortesemente una spinta? Ho tolto il ray tracing e ho guadagnato un po' di frame, mi consolo. Aspettiamo che diano Grazie, una gemelli. Bella sistemata nei prossimi giorni e poi riattivo gli effetti. Cos'è che ha detto? Sì, certo. Così imparate ad attaccare briga con gentaglia del sindacato. Ehi, Cal, come sta andando? Sto ammirando il panorama. Cosa devo cercare? Due supporti stretti intorno al Panfilo. Non sarà facile elevarli. Non per una leva geni. Lascia fare a me. Tranquilli, che penso me. Mio Dio, l'importante è che non mi attacchino nuovamente. Per fortuna che Cal non ha problemi con le altezze, se fossi io lo Jedi. Ho provato a spostare quei supporti, ma... Sì, Gabs mi aveva avvertito. Bene. Ok, scendimi di qua, perfetto. Siamo arrivati? Posso saltare di là? Oddio mio. C'è un po' di fuoco da queste parti. Usiamo lo sforzo, oh marone. Gabs, il primo supporto è andato. Puoi dire ai gemelli di calare il Panfilo? Procedo. Go, please, tocca a voi. Minchia, quanto sono forzuti! E vabbè! Quindi ci salgo sopra? C'è uno scarico industriale che può farti arrosto. Dici? Attento, è un bel salto. Sto sempre attento. Come no, è carina? Ti ho salvato. Mi devi una nave. Ok, ottimo. Te l'ho già allentata io. Perfetto, andiamo sforzo ancora. Olle! Ci sono, Gabs. Gemelli, il Panfilo è tutto vostro. Oddio mio, piano. Guardare di sotto l'onda. Ah, ha laggato perfino il gioco, si è spaventato pure lui. Perfetto. Mi dite che dobbiamo combattere qua sopra. Ah, ma siete già qua. In posizione, Cal. Pronti a lavorarci questo Ramsinia. Bene, ora mi vedrete all'opera con il mio adorabile assistente. Va bene. Bella sta navetta, peraltro, posso esplorare cose? Posso, non lo so, ciucciolare oggetti? No, Senatore, buongiorno! E a bordo? Siamo venuti a farle visita. Vi avverto, qui dentro c'è un'intera squadra. Non ci sarà nessuno, probabilmente. Un salve, dov'è la squadra? Sono andati via proprio adesso, lo dica. Ma non lo picchiare, ma povero innocente. Avevamo un conto in sospeso. Dacci il codice del tuo terminale. Impossibile, mi giustizieranno. Ti giustizio io, porca miseria. Premi control per confondere i personaggi con un indicatore sopra la testa. Tu mi farai accedere al tuo terminale. No, non posso. Ah, sei resistente, fiducia o ricompensa? Andiamo di fiducia, mi pare la cosa migliore. Fidati di noi, qui siamo tutti amici. Sbloccalo. Qui siamo tutti amici, io posso fidarmi. Vedi, vedi, lo dici anche tu. Sbloccherò il terminale. Ah, che bello plagiare la mente altrui. Ok, finalmente otteniamo tutte le informazioni. Presumo che le guardie arriveranno molto in fretta. Se si muove, sparagli. Oh, con piacere. Va bene, BD. Vediamo cosa abbiamo. Ti prego, dimmi che sono informazioni utili.
Probabilmente sono i piani che ci diranno cosa sta organizzando l'impero. Sono ovunque. Oh oh. Non li abbiamo rallentati proprio, eh? Non proprio quello che speravamo. Anni di scontri. Ma non siamo riusciti a rallentarli. Cosa ti aspettavi? Avete perso. La Repubblica è morta. È stata uccisa dai politici come te. Secondo te volevo che Utapau si unisse all'impero? I compromessi che ho fatto hanno creato un futuro per la mia gente. Sono stato su Utapau. Lì il tuo nome è un insulto. Almeno sono vivi. Perché combattere se non puoi vincere? La resa è amara all'inizio, Cal. Ma si addolcisce col tempo. Liberami. E troveremo un accordo. Beh, non ho motivo per ucciderlo, in effetti. Cal, non fare follie? No, senatore. Un giorno i tuoi figli vedranno questa. E sapranno che i Jedi hanno sempre combattuto per loro. Che ingenuità deludente. Ehi, i gemelli sono affamati. E si facciano andiamo un panino. Prima che l'incidente su Carida si ripeta. Che mi dici di lui? Viene con noi. Sì, sarà il loro spuntino. Ah, adesso ho capito perché stiamo laggando. Non ha il DLSS, usa Ray Tracing ma senza DLSS. E ci credo, la 4090 non me la può sfruttare in questo modo, che cocchio. Sei fortunato, senatore. Hai un appuntamento con So Guerrera. Ah, è vero, So Guerrera è ancora vivo in questa linea temporale. Dipende se collaborerai oppure no. Piace molto, allora, voi senatori, abbiamo tutto? No? La collaborazione. Sì. Chissà cosa hai in mente per noi, So. Prima finiamo questa missione. Ma gioco, c'ho 16 frame. Porcaccia la miseriaccia. Gab, che mi racconti? Questi senatori si trattano bene. Posso tenere il suo Panfilo? Questo è troppo lento per te. Lo userò nei fine settimana per le gite in famiglia. Mi sembra giusto. Oh, piantala anche tu. Anche se non penso che abbia una famiglia, ma vabbè, dettagli. Ok, vediamo di andare là fuori, gente. Prima che i frame scendano ancora. Ho cambiato idea, dovremmo sempre colpire l'impero. Già, è bello fare la differenza. No, sono pieni di crediti, ricchi sfondati. Ah, le valide motivazioni, giusto? I Hutt sono poveri. Scommetto che il senatore ha dei crediti nascosti nel... Wow! E ci siamo giocati la nave, signori? Oh oh. Porca la misera, lo sapevo che sarebbero arrivati. Oh no. Salve, signori. Giuro, sono il donno delle pulizie. Perché ci hai messo tanto? Mentre rincorrevi delle ombre, io stavo... L'hanno trapanato male? Oh no. La sorella. La sorella, no. Quale sorella sei tu? La nona, la quarta, la settima? Tu la nona. Hai dato rifugio a un traditore. Pensavo di averla uccisa, la nona. Ah, ok. A quanto pare, da queste parti, il perdono non è contemplato. Salve, signora, porti... Justice. Dica. Corri, Cal. Corri. Aprite il fuoco! Sorvegliatevi! Sì, dietro, tutti dietro i pari, tutti dietro i pari, porca la miseria. Un inquisitore! Oh, no. Non possiamo vedere queste scene a 15 frame gioco, però, dai. Oh oh, abbiamo perso uno dei gemelli. Attento. Gab, stai giù, porca miseria, non fatti sparare anche tu. Che ci ha salvato il culo, in effetti. Marcello. No. Porco cane. Ma povera. Io l'ho detto che Cal portava sfiga. Come tutti i protagonisti di questi tipologie di videogiochi. No, Cal, non fare follie. Cal, dobbiamo andare. Ah, lui è ancora vivo almeno. Cal, vieni qui. Cal, dove vai? A farmi fare il culo dalla signora? Wow, 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 wow. Corri, corri, scappaccio il Nemesis. Come attutiamo la caduta di grazia? E vabbè. Non funziona così nella vita vera, ma neanche fra 826 anni. Lo sono finito? Oh, porca miseria. Ok, la nostra squadra è morta, ma proprio una cifra male. Coccane. E adesso ci danno praticamente la caccia a tutti. Ok, signori, io direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Vedrò come ottimizzare adesso le impostazioni, perché sono entrato proprio alla cieca. Non mi aspettavo un calo di prestazioni così considerevole. Se le mie condizioni di salute peggiorassero, magari potrei saltare uno, due giorni. Non lo so, gente, vi giuro, c'ho la gola in fiamme e un mal di gola veramente incredibile. Ho tossito polmoni tutto il giorno. Piangeremo dopo.
ora muoviamoci. Oh, c'è un altro droide là sopra. Pertanto, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti fate la fine dei gemelli, non del destino. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!